qua. Allora, scusate gli occhiali, ma non è che sono in condizioni ottimali. E poi ho la luce, se mi macchino la luce del cielo proprio qui di fronte, per cui non riesco a guardare bene la telecamera. Allora, lì c'è un palloncino perché c'è Leo lì dietro che dorme, perché siamo in viaggio, stiamo tornando a casa. Siamo andati, non ve lo posso dire dove siamo andati, però appunto, non ve lo posso dire. Allora, qui c'è Papi D che sta guidando. Ciao. Allora, io volevo fare questo video da un po', però mi hanno detto lascia stare, non lo fare. Vedrai che si risolve. Perché è diventato tutto blu? Eccoci di nuovo, siamo tornati di nuovo alla normalità. Era diventato tutto blu. Allora, velocemente, questo video io volevo farlo da un po', però fortunatamente mi ha preceduto Lorenzo Favij, perché finalmente ha fatto chiarezza, poi ha cominciato ad accennare il problema che si sta verificando su YouTube da, lui dice, un mese, ma un po' di più, secondo me anche due. Papà, le buche. Ci sono, non le ho mica Oh. messe io. Dunque, su YouTube ci sono dei grossi problemi, ma grossi problemi dovuti. Lorenzo dice Google Plus. Io spero sia così. Il problema in breve è questo, che negli ultimi mesi le visualizzazioni di tantissimi canali sono calate del 30-40%, magicamente. Tra 1 km e 100 metri, svoltare a destra sulla prossima uscita. Io all'inizio avevo pensato nuovo creator che sta per uscire a gennaio. Tutta l'interfaccia nuova di YouTube, pensavo che ci fossero problemi a causa di YouTube Kids, pensavo ci fossero problemi per il premium che era uscito, pensavo che ci fossero problemi un po' in generale per tutte queste nuove cose che sono uscite, che stanno per uscire, e non avevo focalizzato Google Plus, però effettivamente sapevo che dovevano toglierlo e non credevo che il problema partisse proprio da quella cosa là. Comunque, al di là di tutto questo, che va bene perché se è un problema che abbiamo tutti insieme, va bene. Inizialmente pensavo fosse solo un problema nostro e di qualcun altro, perché anche qualcun altro, noi ci siamo sentiti con Luke, ci siamo sentiti con Tiene Pippo, ci siamo sentiti con altri canali che più o meno fanno il family friendly, e tutti quanti abbiamo accusato il problema. La cosa che più mi fa incavolare non è il discorso problema tutti insieme appassionatamente, ma è che ci sono alcuni canali invece che trattano le nostre stesse cose e di molti altri gli stessi argomenti, che macinano visualizzazioni e iscritti senza un domani, e soprattutto durante la notte. Praticamente arriva il canale, fa lo stesso video che facciamo noi e altri, e la mattina ha 10 volte le visual rispetto a un canale normale.
Allora, mi chiedo, o tutta l'Italia è sveglia durante la notte a guardare i loro video, oppure c'è qualcosa che non va. Io credo che stiano approfittando della situazione per emergere. Credo che presto, quando finirà tutto questo, questa confusione, ci sarà l'upgrade definitivo, quando tornerà tutto alla normalità, credo che YouTube faccia un po' di chiarezza anche su tutta questa situazione e dia una controllata anche un po' a tutti i canali, in modo tale da fare chiarezza su tutto. Io ho sentito da fonti quasi certe che YouTube già comincia a eliminare video per situazioni poco chiare. Ho sentito di canali che dalla sera alla mattina sono stati chiusi. Ovviamente non vi verranno mai a dire il motivo per cui il canale dalla sera alla mattina è sparito, ma io credo che YouTube non impazzisca e chiuda canali così tanto per chiuderli. Credo che ci siano dei motivi molto seri sotto. E che dirvi, niente. Per fortuna la situazione sta venendo fuori, si stanno chiarendo molte cose, non siamo gli unici. Caro YouTube, perché non ci hai detto niente? Per quale motivo ci hai fatto credere che il problema era nostro? Solo perché ogni creator ha pensato che il proprio canale avesse dei problemi. Noi tra noi youtuber facciamo un po' fatica a confrontarci, perché non ci conosciamo tutti, non ci parliamo direttamente. Io alcuni di loro li ho sentiti, però neanche loro avevano capito effettivamente quale fosse il problema. Quindi grazie al video di Favij abbiamo un attimino tutti quanti ora le idee un pochino più chiare. E caro YouTube, per favore, cerca di risolvere presto. Avvisaci, manda almeno una mail, un avviso, non so, quando vuoi gli avvisi li sai mettere lì nel Creator Studio, le cose nuove? Ecco, quando escono le cose nuove ci avvisi, visto che questo è un problema serio, grave, facci sapere. Quando io chiamo il supporto e vi chiedo: ehi, ci sono problemi, ma che cosa sta succedendo? Voi non potete rispondermi: abbiamo controllato, è tutto a posto, perché tutto a posto non è. Comunque io sono relativamente preoccupata, sinceramente, e più che preoccupata sono incavolata per quel discorso che vi dicevo dei canali che macinano visual e iscritti notturni. E quindi ma anche diurni, cioè anche diurni, non voi mi dovete spiegare come può essere che un canale di 100.000 iscritti ti fa 300.000 visual sotto un video in un giorno. Non è cioè può capitare, però non costantemente, tutte le volte. Quindi per favore YouTube risolvi anche questo problema qua. E io sono molto speranzosa che a breve verrà risolto anche questo problema. Io dormo sonni tranquilli, per cui sono a posto. Questo è quanto. Scusate se abbiamo ballato un pochino tutto il tempo, però siamo in autostrada, Leo è ancora lì che dorme, il palloncino è ancora lì, e vi mando un bacio, ciao ragazzi, ci vediamo presto.